Il virtuosismo di Salvatore Russo, chitarrista di fama internazionale, cattura il pubblico di Montalto Fugo. Alla guida del Gypsy Jazz Trio, formazione composta insieme a Tony Miola alla chitarra ritmica e da Camillo Pace al contrabbasso, Russo si esibisce in un vasto repertorio di celebri successi rivisitati in chiave manouche nell'ambito del cartellone del Festival Internazionale Leoncavallo diretto dal maestro Filippo Avlia. Ospitato nello storico chiostro di San Domenico, il concerto vi evoca suoni e suggestioni di un passato musicale ricco di storie e colori, in grado di avere dritto al cuore anche dello spettatore meno esperto. La lirica rimane il tema centrale del festival, ma la varietà degli appuntamenti promossi dall'amministrazione comunale consente di soddisfare una platea più ampia, puntando alla qualità degli spettacoli. Sta rispecchiando quelle che erano le aspettative di quando abbiamo pensato ad ideare il Leoncavallo con questa formula. Una formula ampia dove si dà spazio a tutti i gusti musicali, c'è un apprezzamento da parte del pubblico rispetto a queste iniziative che stiamo proponendo. Ci avviamo verso la fase cruciale, quella del concorso lirico, che dopo tanti anni ritorna, e quest'anno abbiamo anche pensato di produrre l'opera I Pagliacci. Io credo che sia un progetto abbastanza equilibrato, perché spazia sia come contenuti che anche come poi offerta. Salvatore Bruno per la CNews 24.